come l'applicazione della maschera, della biomaschera viso collo di Poli, visto che in molte ve l'avete chiesto. Step precedente all'applicazione, allora faccio la detersione in doppia fase, e quindi olio e seconda fase detergente del tensioattivo delicato. Questo perché la pelle, per quando facciamo qualsiasi trattamento, deve essere ben pulita. Quello, poi procedo con lo scrub, scusate mi stavo dimenticando, questo è di Poli, scrub levigante istantaneo, è fantastico, all'interno ha anche lui acido salicilico microencapsulato, ve ne parlerò in modo più approfondito nella skincare da sposa che vi sto preparando, sembra uno yogurt a mirtilli, l'odore è fantastico, vedete quanto è soffice, ha delle microsfere delicate ma che si sentono, sono quegli scrub che si avvertono. Sotto mettiamo, sotto la maschera, allora il contorno occhi, questo è sempre Poli, vabbè tutta rovinata perché il contorno occhi, Lift Age, e io ne metto veramente poco perché è molto idratante come prodotto, veramente, mi piace tantissimo, e anche adatto a un contorno occhi secco perché è fluido, però è molto nutriente, non è un contorno occhi di quelli pesanti, burrosi, però resta molto nutriente. Io lo lascio anche un po' più abbondante, tanto dopo mettiamo la maschera, quindi ha tutto il tempo di assorbirsi. Sotto a questa biomaschera, che è una maschera monouso in cellulosa, allora farò un video intro, questo lo carico solo sui social per farvi vedere l'applicazione, però su YouTube in questi giorni troverete proprio il video intro in cui vi parlo proprio del prodotto. Comunque è una maschera monodose che va fatta una volta al mese, perché è un trattamento tipico fatto negli istituti di bellezza, diciamo, dall'estetista, quindi è molto concentrata. Sono dei fogli imbibiti di principi attivi. Tra i principi attivi abbiamo il collagene, lo ialuronico, l'acido ialuronico, l'aloe, e poi ci sono anche altri principi attivi sparsi qua e là, insomma ce ne stanno parecchi, come sempre. E comunque la caratteristica di Poli non è avere tanti principi attivi tutti insieme, ma pochi, ma molto concentrati, come sapete se conoscete il brand, quindi un'alta percentuale di principi attivi, in questo caso cioè un'alta percentuale di ialuronico e collagene, è uno strato quindi di cellulosa dov'è imbibita di principi attivi, da tenere in posa 20 minuti. Per potenziare i principi attivi contenuti nella maschera, sotto si applicano i seri più. In questo caso io metto il C più, c'è anche l'E più che è l'unico oleoso, l'App più, Lift più, eccetera, in base alle vostre esigenze. In questo caso ne metto due gocce, di solito metto sempre una, perché devo scendere anche sul collo, perché come vi dicevo va anche sul collo, dove ho anche effettuato la detersione, logicamente, e lo scrub. Questa maschera sarà inserita anche nel video che vi farò per la routine da sposa, però ho voluto fare un video a parte perché non è, cioè bisogna un pochino spiegarla, ecco. Allora, apriamola. Mi serviranno dei fazzolettini, credo, vediamo se riesco ad aprirla perché la vedo un po' complicatina. Forse era meglio se l'aprivo prima. Mi sa che devo interrompere e aprirla con le forbici perché la vedo proprio sigillata per bene. Vado ad aprirla. Come qua, aperto, quindi munitevi di forbici perché è bella sigillata. E abbiamo due pezzettini. Mamma mia, quant'è bevuta! C'è tantissimo gel, quindi preparatevi qualcosa sotto dopo di poggiarla. Abbiamo una prima parte che è quella viso. Io voglio partire dal collo, che è questo qui, mi raccomando mettetevi un piattino sotto per poggiarle perché sono molto imbibite. Allora, questo è il collo, speriamo che sia, riesco, ok, sì, questa parte non si è staccata bene. Poi dobbiamo separare gli strati che la proteggono, abbiamo uno strato di garza, via, l'altro strato, via, e vi rimane la maschera super imbevuta, mamma mia, il telefono scarico, questo non mi riesce, super mega imbevuta, e proviamo ad applicarla così da sola, non è il top. Se avete qualcuno che vi piace fare queste cose, vi distendete sul letto e ve la fate applicare, che è la cosa più piacevole di tutte, però mi rendo conto che non tutti hanno
a disposizione una diciamo amica così volenterosa, o una mamma. I capelli forse è meglio che li legavo. Oh, comunque aderisce molto bene. Ma questa arriva proprio fino a dietro al collo. Cioè, arriva molto dietro, infatti non lo sapevo, altrimenti avrei legato i capelli. E aderisce molto, molto bene. Ora prendiamo quella viso e facciamo la stessa cosa. Togliamo le gardine. Sì. Allora, eccola qua, l'apriamo. Togliamo le garze di protezione. Non è così facile aprirla. No, perché è molto, molto imbevuta, quindi scivola, diciamo. E poi è molto stretta qui. È chiusa, diciamo, bene dalle garze. Vediamo se riesco a trovare un punto in cui si riesce a... Ecco, ecco qua. Allora, ecco qui. Questa la tiriamo via così. E ora... Mamma mia, non ho mai visto una maschera così imbevuta, devo dire la verità. E qua c'è un altro strato da togliere. Ecco qui. Poi, logicamente, nel video intro che faccio vi parlo meglio del prodotto, però insomma mi sembrava utile farvelo vedere, anche perché magari uno apre la maschera e non sa neanche che deve togliere tutti questi strati. La parte, diciamo, da mettere è questa, quella... Tanto si capisce perché è proprio bella morbida, morbida, molto imbevuta. E andiamo, becchiamo il verso, ecco gli occhi. E... Io puoi capire, mi guardo dal cellulare, quindi immaginatevi. Prende anche il contorno occhi, è molto fresca. Così la uniamo al sotto. Io devo dire che è molto fresca, ma soprattutto è molto aderente. Cioè, guardate, non si muove minimamente. Allora, massaggiamo un pochino. C'era scritto di massaggiare un po' il prodotto, cioè la maschera, per far aiutare a penetrare bene bene tutto il siero. E va lasciata in posa. Scusatemi, ho sentito un rumore. 20 minuti. E allora noi ci vediamo tra 20 minuti, la rimuoviamo insieme. Scusate, la faccio al limite dell'horror. A dopo. Intanto mi pulisco, se no non posso neanche toccare il telefono perché è molto, molto imbevuta. A dopo. Ah, vi faccio vedere l'ora. Così, poi la vediamo insieme. Sono le... 7:03, però abbiamo un paio di minuti, li calcoliamo tra che l'ho messo e tutto, quindi ci rivediamo alle 7:20, 21 più o meno. A dopo. Allora, rieccoci, scusate la faccia ghiacciante. Siamo alle 7:22, quindi sono passati 20 minuti. Mi preparo un fazzoletto perché la sento ancora bella imbevuta. Secondo me potrebbe stare anche un altro pochino. Ancora ho la sensazione fresca. E guardate quanto è rimasta bella attaccata. Io sono uscita, ho camminato, mi ero messa al computer, nel senso non sono stata immobile seduta. E qua si è staccata perché mi sono legata i capelli. Però in generale non è di quelle maschere che cadono di continuo, quindi ottima cosa. Infatti la sento molto, molto, molto imbibita. Procediamo alla rimozione. Allora, prima il collo, bollente col calore del corpo, e poi la maschera. Ok, e questo è il risultato. Sento che c'è ancora un po' di siero, ma io non lo sciocco via. Ma comunque è una bella sensazione, niente di appiccicoso. Lo massaggio anche nel contorno occhi, su cui abbiamo precedentemente messo il contorno occhi, che si è bello assorbito con la maschera. Questo è
Il risultato? La pelle è morbidissima, veramente morbidissima. La sento bella turgida perché questo effetto di freddo dà questa sensazione di pelle bella turgida. Poi lo ialuronico anche aiuta in questo. E il collagene è sicuramente un altro elemento che aiuta molto nell'effetto tensore. Parliamo brevemente della maschera, lo so che sono struccata, però voi mi amate anche così. Che cos'è? Allora, è un prodotto monouso, viso-collo, biomaschera, monouso, però ha una particolarità, nel senso che è un prodotto che spiega la sua efficacia per un mese. Quindi è una maschera che costa sui 28 euro, però è anche vero che va fatta una volta al mese, perché la sua efficacia appunto dura un mese una volta effettuata. Io questa è la prima volta che la faccio e la dottoressa me l'ha consigliata proprio in virtù del matrimonio, quindi l'ho fatta adesso avvicinandoci alla data. Poi non so, non credo che ne farò un'altra proprio perché ha un'efficacia di un mese. È stata pensata essenzialmente per lavorare come trattamento da cabina. Però quello che ho fatto io è un po' quello che fanno anche in cabina, solo che te lo fa un'operatrice, quindi ha magari un'altra manualità, però diciamo che gli elementi sono gli stessi, e quindi abbiamo una fase di detersione con le tre fasi. Abbiamo lo scrub che vi ho fatto vedere prima, abbiamo il contorno occhi e il siero viso che potenzia l'azione della maschera, quindi va applicato sotto la maschera e poi mettiamo la maschera per 20 minuti. Adesso io ho fatto assorbire il siero e credo che al momento non applicherò altre creme. Stasera però andrò con la crema specifica per il mio tipo di viso, che è quella per pelle mista, normale mista, quindi quella col tocco asciutto. È un prodotto molto particolare perché contiene, come tutti i prodotti di Poli, un'elevatissima quantità di ialuronico e collagene. Il collagene, come sappiamo, aiuta tantissimo anche ad avere un effetto un po' distensivo delle microrughe. Infatti, l'effetto della maschera è proprio un effetto anti-age, riempitivo, rimpolpante e distensivo. Per chi è adatto? Io direi che è adatto a tutte le persone dai 30 anni in su. Non esiste una tipologia di pelle perché non ha all'interno oli, elementi grassi, burri che possono andare a interferire con una pelle grassa, ma ha elementi idratanti ed attivi anti-age, tra cui l'aloe e lo ialuronico. Quindi, secondo me, è adatto a tutte le tipologie di pelle, da mista, grassa, secca, che vogliono dare un booster lifting, diciamo, per tonificare e distendere i tratti del viso per un'occasione speciale, come può essere appunto una cerimonia, per fare un trattamento mensile che possa dare appunto una spinta in più a tutta la skin care che si fa. Normalmente, che alla fine la maschera quello serve, è un trattamento orto concentrato che va a dare la spinta in più a tutta la skin care che si fa normalmente. Logico che se fate solo la maschera e poi andate a letto truccate, vi struccate male, usate creme siliconiche, è normale che la maschera il miracolo non lo fa, è un appoggio ed è un booster in più. E quindi niente, io penso di aver detto tutto, volevo vedere se trovavo qualche cosa in particolare scritta qui. Vi ho fatto vedere anche come si utilizza, che si tolgono i due lati di fibra di garza, si prende solo la parte in cellulosa al centro che è imbevuta, ma si capisce. Vedi, c'è scritto che è acido ialuronico che funziona come riserva di idratazione. I depositi di idratazione vengono colmati, le rughe vengono riempite dall'interno, distese e lievitate, infatti è questo l'effetto. Poi c'è il collagene che è una componente importante del tessuto connettivo. E dai 25 anni la sintesi del collagene si riduce, quindi diciamo che il collagene stimola la sintesi proprio del collagene aumentando elasticità e tensione. Quindi il collagene contenuto nella maschera aiuta in questo senso. La descrizione della maschera è un prodotto innovativo in grado di idratare e rivitalizzare la pelle del viso. Questo trattamento effettua un lifting facciale immediato, quindi un effetto distensivo immediato, andando a riempire le piccole rughe generate dalla mancanza di idratazione. Quindi le rughe, anche come sappiamo, possono dipendere oltre che dall'età, da magari scorrette skin care, poca cura in generale della pelle, anche da una mancanza di idratazione che porta la pelle a segnarsi più facilmente perché appunto manca l'acqua e i tessuti tendono a non essere più tonici e belli distesi, come è un tessuto ben idratato. Quindi niente, vi ho parlato un po' di tutto. Per ogni domanda, chiarimento, io il costo ve l'ho detto, che va utilizzata una volta al mese, ve l'ho detto. Per qualsiasi domanda vi aspetto nei commenti. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e sosteneteci perché questi video a noi, diciamo, ci prendono parecchio tempo e impegno e studio anche perché, diciamo,
Abbiamo sempre un po' di lavoro dietro, quindi se volete supportarci, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.